insomma, no? Perché si passa da dei pittori romani, dal cantiere romano della Basilica Superiore, che è un cantiere che nasce con Girolamo Masci da Ascoli, il primo Papa francescano della storia della Chiesa, che è Niccolò IV, che è Papa mi pare dall'88 al 92, 4 anni, però è quello che in qualche modo promuove la decorazione della Basilica Superiore, la decorazione della Basilica Superiore e, ad esempio, fonda il Duomo d'Orvieto. Quindi è un grande costruttore, un grande Papa, un grande. E poi si arriva a Bonifacio VIII perché la decorazione della Basilica Superiore è legata a Bonifacio VIII. Legata a Bonifacio VIII, il quale ad esempio promuove il culto degli apostoli e il culto dei dottori della Chiesa, e chi conosce la Basilica d'Assisi sa che entrando nella Basilica Superiore, che è la Cappella Palatina, voi sapete che la Basilica di Assisi è una basilica papale, è extraterritoriale. Ed è per quello che i lavori di restauro si erano fermati, perché non si decideva chi doveva pagare i restauri, se lo Stato italiano o se la Chiesa, essendo la Basilica appunto extraterritoriale. Questa è una piccola nota di cronaca, no? Che però a me ha portato fortuna, perché avendo fermato i restauri che erano iniziati nella Basilica inferiore, mi pare nel 61, 62, no? Io ho potuto poi partecipare ed erano stati fatti in quegli anni lì il transetto della Basilica Inferiore, con molte polemiche, perché sempre in quei restauri c'erano molte polemiche. Si diceva che il cielo degli affreschi della Basilica Inferiore era stato completamente ridipinto dall'Istituto Centrale del Restauro. Naturalmente la cosa non era vera, ma qual era la cosa vera? La cosa vera era che, siccome la Basilica di Assisi è una doppia basilica, e la Basilica Inferiore ha come tetto niente meno che la Basilica Superiore, i colori si sono conservati molto bene, non hanno avuto le alterazioni che normalmente hanno, non hanno mai sofferto di problemi di umidità, se non di problemi di umidità di condensa derivati dal fatto che alle cerimonie religiose partecipavano numerosissime persone. Partecipavano numerosissime persone finché il culto di Francesco è durato, perché il culto di Francesco è andato in crisi nel 300 sostanzialmente, è sopravvissuto abbastanza bene, ma non ha più avuto, non è più stato il santo della cristianità come è stato fra il 200 e gli inizi del 300, no? Ed è ripreso poi nell'Ottocento col romanticismo, con la riscoperta di Francesco, che nasce con romanticismo e soprattutto nasce con l'unità d'Italia, insomma. Diventa il santo, perché è un santo laico Francesco, cioè Francesco non fu mai sacerdote, non fu mai ordinato prete. Allora, tutto questo per dire che la Basilica è una Basilica papale, la Basilica Superiore è la Cappella Palatina ed è la chiesa del Papa, tant'è vero che nell'abside, al centro dell'abside della Basilica Superiore c'è il trono papale, no? E sono i papi che ne promuovono sia la costruzione probabilmente, ma senz'altro la decorazione, Niccolò IV e Bonifacio VIII, e dopo i papi in conseguenza, perché una volta rotto, perché lì il problema qual era? Il problema era che, siccome Francesco ha fatto voto di povertà, non la chiesa doveva essere una chiesa pauperista, cioè doveva essere una chiesa senza decorazioni, doveva essere una chiesa non. E alla fine, insomma, fortunatamente l'ala pauperista non ha vinto, ha vinto l'ala Di costruttivista, se si può usare questo termine, per la Basilica d'Assisi. La Basilica Superiore è una grande chiesa gotica ed è stata decorata con i più grandi pittori che c'erano in quel momento nell'Occidente, cioè Rosuti, Cavallini, no, scusatemi, Torriti, Rosuti, Cimabue. Poi nella Basilica Inferiore, poi questi pittori romani che probabilmente sono Rosuti, non sono Giotto, poi vedremo perché lo dico, no? Come invece si è detto, mentre Giotto c'è nella Basilica Inferiore, fa il transetto destro, le vele, la Cappella della Maddalena, quindi, e la Cappella di San Nicolo, quindi praticamente dipinge quasi tutta la Basilica
inferiore. Come dicono le fonti, no? Come dice Lorenzo Ghiberti, che dice nella chiesa dei frati predicatori Giotto dipinse, nella chiesa dei frati predicatori di Ascesi, Giotto dipinse quasi tutta la parte di sotto. La parte di sotto di una doppia chiesa non può essere che la basilica inferiore. Detto questo, no, quando io sono arrivato ad Assisi mi sono trovato in questa strana, in questo posto meraviglioso, assolutamente molto difficile da capire, orizzontarsi nella Basilica di Assisi dal punto di vista storico-artistico ci vuole molto tempo, perché sono migliaia di metri quadrati di dipinti sublimi, sublimi per vetustà, sublimi per gloria, sublimi per bellezza e sublimi per importanza storica, no? E lì... quando sono stato lì mi sono trovato di fronte a questa cosa stranissima, cioè che nessuno dei dipinti della Basilica di Assisi aveva un documento che ne accertasse l'attribuzione, che dicesse chi ne era l'autore, e questo per una ragione abbastanza semplice. L'unico che aveva di cui si erano trovati i documenti erano quelli che riguardavano la Cappella di Santa Caterina di Andrea da Bologna, che dipinge nel 1360 e rotti, che sono stati trovati nel Collegio Spagnolo di Bologna, perché erano stati commissionati dal Cardinale Albornoz, e quindi che era uno spagnolo, e quindi quei documenti si erano conservati, i documenti di attribuzione. Però l'attribuzione a Andrea da Bologna di quegli affreschi lì era un'attribuzione che non interessava più gli storici dell'arte, perché quello che interessa nella Basilica di Assisi è soprattutto la Basilica Superiore, perché la Basilica Superiore ha questo segnalato pregio, cioè di essere il luogo in cui si forma la nuova lingua della civiltà figurativa dell'Occidente, che non è poco. E non è poco anche capire chi questa lingua ha fondato, cioè se l'ha fondata Giotto, la nuova lingua della civiltà figurativa dell'Italia, e nasce a Firenze, se l'ha fondata Rosuti, Torriti o Cavallini, nasce a Roma. Ora, naturalmente, messa così, il discorso è un po' astruso, mi rendo conto, ed è un discorso però molto importante, cioè torno a dire, sapere chi ha fondato la nuova lingua della civiltà figurativa dell'Occidente, per dirla con Cennini, che ha rimutato di dipingere dal greco in latino e ha ridotto al moderno, lui lo dice di Giotto, Cennino Cennini, però è anche questa una frase che va capita, va studiata, perché la riduzione al moderno del greco in latino, no, vuol dire gotico, e Giotto è un pittore gotico in effetti, pur essendo un pittore classico, ma nella Basilica Superiore di gotico non c'è assolutamente niente se non l'architettura. Allora, ciò detto, no, cosa succede? Succede che io mi trovo lì, nessuno sa di chi sono gli artisti, e allora io ho pensato di fare una cosa: qual è il servizio che poteva rendere, qual è la novità metodologica rispetto all'incarto dell'attribuzione degli affreschi della Basilica Superiore. Tenete conto che all'oggi gli affreschi della Basilica Superiore d'Assisi e le storie di San Francesco, dove è lì che entra per la prima volta davvero il naturalismo nell'arte dell'Occidente, cioè per la prima volta un uomo vero calca una scena vera e fa dei miracoli in mezzo alla gente vera, questo è il naturalismo, no? Dico, qual era il contributo che poteva dare che si poteva avere dentro a una situazione attributiva? Le attribuzioni, voi sapete che si fanno su base fotografica, somiglia, non somiglia, 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 allora somiglia, somiglia, è lo stesso autore, somiglia, non è lo stesso autore. Ecco, qual era la possibilità di dare un contenuto razionale, misurabile, come dire, a un'attribuzione? Era qual tipo di il contributo che poteva dare al restauratore, era guardare la costituzione materiale delle opere, in particolare la costituzione materiale del ciclo francescano. Siccome
io ho avuto la fortuna di incontrare da una parte Urbani, che è e resta il mio maestro, però anche poi di avere dei rapporti sia con Federico Zeri, che è stato il più grande storico dell'arte italiana della seconda metà del Novecento, e che era un personaggio, anche lui è stato uno dei miei maestri ed è stato un personaggio meraviglioso, e anche di incontrare però John White, che è uno storico dell'arte inglese, con il quale abbiamo per la prima volta condotto delle ricognizioni di cultura materiale sulla Basilica Superiore d'Assisi, in particolare sul transetto destro e sulle vele della Basilica Superiore dipinte da Cimabue e il transetto sinistro, scusatemi, dove abbiamo fatto dei rilievi delle giornate, abbiamo fatto un articolo poi che è stato pubblicato in Roma anno 1300, insomma erano tempi in cui si stava studiando, ancora oggi si studia molto meno, e questo è un altro fatto. Allora, dicevo, il contributo è stato quello di vedere dal punto di vista della cultura materiale come sono state fatte queste cose. Come sono state fatte in particolare le storie di San Francesco. E guardando come sono state fatte le storie di San Francesco, sono venute fuori una serie di dati molto, molto importanti, soprattutto di dati oggettivi, perché sulla fotografia somiglia o non somiglia, io posso dire che somiglia, un altro dice che non somiglia, e abbiamo fatto pari, capisce? A meno che le differenze non siano gigantesche. Poi anche se le differenze sono gigantesche, come poi vedremo, somiglia lo stesso, se uno vuol dire, perché se uno mente, oppure se è in cattiva fede, oppure se uno è deficiente, non lo so, sono tante, come dire, variazioni sull'argomento, no? Può dire che somigliano anche due cose che non somigliano, in malafede. Allora, tutto ciò premesso, no? Per farvi capire dove siamo, questa è la Basilica di Assisi, questa è la Basilica Superiore e qui a questo livello c'è la Basilica Inferiore. Sono le due ingressi della Basilica Superiore, che è un ingresso dal portale principale, vedete, dell'ingresso dei papi, e questo invece è l'ingresso del popolo che entra nel braccio destro del transetto e poi va nella navata centrale e va a visitare la Salma del Santo. Tenete conto che una delle cose che venne fatta subito, la Basilica d'Assisi, Francesco muore nel 26, la Basilica d'Assisi inferiore era pronta già nel 28, e uno dei motivi per cui la fanno pronta così rapidamente con i soldi di nuovo del Papa è perché dovevano nascondere la Salma di Francesco, perché era la reliquia più importante in quel momento, una delle reliquie più importanti della cristianità, e sulla guerra delle reliquie ci sono montagne di libri, insomma, no? Per cui non solo la proteggono costruendole questa specie di immensa tomba che è l'intera Basilica Inferiore, ma addirittura la nascondono sotto al... Nessuno sa più dove va a finire la Salma di Francesco. Viene riscoperta nei primi vent'anni dell'Ottocento da uno scavo, dopo aver cercato in mille modi di trovarla, perché si sapeva all'incirca dov'era, cioè sotto l'altare della Basilica Inferiore, ma non si era mai riuscito a trovarla. Dopodiché, facendo degli scavi, cioè aprendo dei cunicoli che puntualmente non arrivavano al corpo di Francesco, no? Uno di quei cunicoli nei primi vent'anni dell'Ottocento ci arriva e lì trovano finalmente il corpo di Francesco, che infatti oggi è visitabile dai pellegrini, chi è stato ad Assisi lo sa. Allora, Basilica Superiore, Basilica Inferiore, questa è il braccio destro del transetto ed è Giotto, sicuramente, questa è la cappella di San Nicola ed è Giotto, qui a destra c'è la cappella della Maddalena ed è di nuovo Giotto, questo è l'ingresso della Basilica Superiore, che è una chiesa gotica però con una facciata piatta, insomma, in cui non sono previste decorazioni. Se voi pensate a un'altra chiesa gotica, ad esempio la facciata del Duomo d'Orvieto o del Duomo di Siena, lì la facciata è veramente gotica. Quindi qui viene rispettata, diciamo, la povertà di Francesco. Voi sapete che l'ordine francescano viaggia su tre nodi, il cindolo, cioè il cordone che portano i frati francescani, no? A tre nodi che sono i tre
come dire, i tre doveri del frate francescano: povertà, obbedienza e castità. E questa è in fondo una facciata che è povera, casta e anche obbediente, perché è obbediente alla povertà in cui è vissuto sempre Francesco, no? Ecco, questo è l'ingresso della Basilica Superiore, e questa è la navata centrale della Basilica Superiore, che è un miracolo di fastosità, insomma, è una cosa di una bellezza strabiliante. Tenete conto che la decorazione della Basilica Superiore comincia tardi, proprio perché viene tenuta ferma, cioè non si fanno decorazioni nella Basilica Superiore, perché c'è questa lite fra la parte pauperista e la parte, diciamo, più virgolette laica dell'ordine francescano, che invece voleva che venisse decorato, perché poi decorare la Basilica Superiore e la Basilica Inferiore era anche rendere onore al santo in qualche modo, perché è chiaro che un sasso parla molto meno di quanto non parli questa meravigliosa decorazione. Le storie di San Francesco, come voi tutti sapete, sono qua, sono il primo registro, e sono quelle meglio visibili, perché viene narrata al Papa, perché poi questa chiesa superiore io non credo che fosse aperta al popolo, se non occasionalmente, eccezionalmente, ma a chi entrava, cioè all'alto clero, no? Viene narrata all'alto clero e a chi di dovere, no? La storia della vera vita di San Francesco, che è anche uno dei motivi per cui la decorazione degli affreschi, delle storie della vita di Francesco, parte tardi, perché anche sulla vera vita di Francesco ci sono state liti, dispute ferocissime. Cioè hanno aspettato in fondo che morisse anche l'ultimo delle persone che aveva visto Francesco vivo, che potesse dire: no, io c'ero e non è andata così, insomma, no? La cosa che io ho fatto, e l'ho fatta non da solo, all'inizio l'ho fatta con Sabina Vedovello, ma poi ci ha aiutato molto, ci hanno aiutato anche Giovanna Martellotti, ci ha aiutato Vivian Russo, insomma, allora io lavoravo in un gruppo di restauratori che si chiama CBC, che è ancora oggi, che è uno dei più importanti gruppi di restauro che c'erano in Italia, che era poi sostanzialmente il nostro corso, il mio corso all'Istituto Centrale del Restauro, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, l'abbiamo fatto insieme, cioè naturalmente l'idea era mia, poi era un'idea che anche riprendeva, c'era stato chi aveva fatto già una cosa del genere, perché poi i meriti e le persone vanno riconosciuti. Leonetto Tintori e Millard Meiss, no? Avevano fatto un libro sulle storie di San Francesco, no? In cui per la prima volta avevano guardato le giornate d'esecuzione delle storie di San Francesco, però avevano commesso un errore molto grave dal punto di vista della comprensione dell'organizzazione del lavoro del cantiere, perché loro avevano isolato le scene e come fossero state tante tavole, avevano numerato le scene, ogni scena l'avevano numerato le giornate che c'erano dentro le scene, cioè non avevano capito, forse l'avevano capito, ma non avevano considerato che in realtà il cantiere, no, andava per campate, anzi andava per la navata, cioè quando si è cominciato a lavorare nella navata, no? Il ponteggio era su tutta la navata, non erano i ponteggi che abbiamo oggi, erano ponteggi mobili, erano tante altre cose. I ponteggi medievali, tra l'altro, sono descritti molto bene, c'è una specie di miracolo di Simon Mago, mi sembra, no? O un qualcosa che riguarda Simon Mago nel transetto destro della Basilica Superiore, quello decorato da Cimabue, no? E lì ci sono molti, molti, molti dei palchi mobili che usavano nel Medioevo. La prima cosa che noi abbiamo guardato, appunto, erano le giornate. Ci siamo accorti che le giornate, e questo devo dire che è stata anche un'intuizione molto intelligente di chi è diventata poi mia moglie, cioè Cecilia Ratta, no? Che ha, con enorme pazienza, congiunto le varie giornate, congiunto le varie scene, e alla fine ha fatto una specie di grande rotolo
che è poi andata a finire dentro il libro Il Cantiere di Giotto, no? Nella parte finale, in cui si vede che proprio le giornate sono unite, le scene sono unite tra loro da giornate. Allora, detto questo, le giornate, è inutile che vi dica che cosa sono, cioè sono le sezioni di intonaco fresco che mano a mano, con cui mano a mano si componeva la scena. Questa qui è una giornata, sono dati oggettivi, vedete, questo è il profilo di una giornata, della prima scena del ciclo francescano, no? E la Donna del Mantello, e vedete che è inequivocabile che questa giornata che sta sotto copre la parte che sta sopra, quindi questa è stata dipinta prima e questa è stata dipinta dopo, cioè qui siamo nel dato oggettivo. Per quanto riguarda invece l'immagine, ecco, qui si vede bene l'ingresso del naturalismo nell'arte dell'Occidente, perché questo che voi vedete è un paesaggio vero, questa è Assisi, questa probabilmente è Perugia, però Assisi è ancora nelle sue porte, è ancora in parte così, c'è un cavallo vero, c'è un uomo vero e c'è un povero che è un povero vero, un uomo, un povero elegante per essere un povero, comunque è un povero perché non si eccede mai in scene strazianti nel ciclo francescano, non era evidentemente, non era così, volendo si potrebbe anche accennare, ve lo accenno in modo che possiate capire meglio quello che succede, cioè la decorazione delle storie di San Francesco non è nient'altro che la ripresa della vera vita di Francesco, si chiama così, no? Che viene scritta da adesso non mi ricordo, credo sia Matteo d'Acquasparte che fa questa vera vita di San Francesco, no, non è Matteo d'Acquasparte, è uno dei frati della Curia, no? E quindi si trattava di illustrare la vera vita del santo, ma anche, no, sì, mi sono perso perché non mi ricordo più chi è la... Madonna, sto diventando vecchio, la memoria breve mi sfugge. Dicevo, nella vera vita del santo non si insiste troppo su questi elementi di povertà, su questi elementi di pauperismo, cioè è una cosa abbastanza diversa. Una cosa che va detta del ciclo francescano e che va detta dell'intera Basilica Superiore, che ci sono molte alterazioni della biacca che fanno contenti quelli che fanno l'analisi, ma in realtà l'analisi non ci dicono semplicemente che queste biacca sono descrittive, come vi dicevo ieri, no? Mentre non ci dicono che il fatto che ci siano molte parti a secco, per questo che le analisi sono in parte una sola, se non sono interpretate in modo intelligente, quello che voi vedete, questo cavallo nero, no, annerito della biacca, in realtà l'uso della biacca ci dice che loro volevano fare in fretta a fare la decorazione, avevano la necessità, avevano un ordine di dipingere rapidamente. Qui nella storia di San Francesco usano una tecnica che è una specie di mezzo fresco, cioè un po' a secco e un po' a fresco, cioè sostanzialmente a fresco, però con ampia finitura a secco. Nel registro superiore c'è molte più finiture a secco attestate dall'annerimento della biacca. Nel transetto e nelle vele del transetto e nel transetto praticamente è dipinto direttamente a secco. Quindi evidentemente quando partono hanno una fretta indiavolata. Dico che partono dal transetto e dalle vele semplicemente perché i pittori che eseguono quei dipinti, in particolare Cimabue, è più arcaico di quanto non siano i pittori che poi fanno l'anno avanti. Altro dato storico che va valutato rispetto al ciclo francescano, dove
il contributo che io ho dato, che è sull'organizzazione del lavoro, ma è un contributo che viene dato alla storia dell'arte, non è un contributo che viene dato semplicemente alla storia delle tecniche o alla storia del restauro, è un contributo per conoscere meglio i manufatti di cui si parla, perché è un'altra delle bizzarrie della storia dell'arte, degli storici dell'arte, che si parla di storia dell'arte senza sapere come questi facevano a fare le cose. Mi sembra anche questa una cosa abbastanza assurda. Dicevo, il tema stamattina mi sono molto arrabbiato, mi sono molto alterato, perché la burocrazia italiana è terrificante, è una cosa, è insopportabile proprio, quindi sono un po' alterato, lo ammetto, no. Detto questo, la decorazione della scusatemi, l'autore della Vera Vita di Santa Francesco, che è poi la leggenda Maior, perché di Vere Vite di San Francesco ne sono state fatte due, ne sono state fatte o tre, no? Ma la Vera Vita è San Bonaventura da Bagnoregio, mi scuso di questa cosa. E quando fanno quando San Bonaventura porta nel 1266 al capitolo di Parigi la Vera Vita che gli era stato incaricato di scrivere da parte del Papa, no? Succede una cosa nella storia dell'intera Chiesa mai più avvenuta, la prima e l'ultima volta che avviene, cioè si ordina la distruzione di tutte le vite precedenti alla leggenda Maior di San Bonaventura. E questa distruzione, questa cancellazione di qualsiasi fonte che potesse in qualche modo revocare in dubbio il quanto illustrato nel ciclo francescano e quanto detto da San Bonaventura, no, avviene con una meticolosità assoluta, anche perché l'ordine era quello di distruggere le leggende francescane che c'erano in giro, non solo all'interno dell'ordine, ma anche extra ordine. Tant'è vero che la leggenda Maior, le vite, diciamo, precedenti alla leggenda Maior, no, vengono ritrovate anche quelle nell'Ottocento con il lancio della figura di Francesco, no, con il ritorno al culto generalizzato della vita di Francesco, no, vengono trovati in conventi sperduti in Inghilterra, in Irlanda, in posti remotissimi, ne vengono trovate due o tre. Ne vengono trovate. E allora, qui viene illustrata la vita di Francesco, e qui è un altro esempio dell'illustrazione e del naturalismo, qui il morto, come si dice, è sulla bara rispetto al tema del naturalismo, perché questa è la scena, è l'ultima scena del ciclo francescano, la prima del ciclo francescano, ma l'ultima, perché questo è il pittore che fa le ultime tre scene, le ultime sei scene, tre, sei scene del ciclo francescano, questo lo si vede dallo stile, le figure sono allungatissime, se voi le confrontate, vedete come questi sono, come dire, petrosi, no? E come questi invece cominciano a essere gotici, sono allungati, eccetera, eccetera. Comunque, la storia è questa. Un uomo semplice, tuttavia elegante, no? Vede passare Francesco nella piazza di Assisi, davanti al Tempio della Minerva, e stende il mantello sul terreno, probabilmente non era selciata la piazza allora, no? Perché Francesco non si sporchi i piedi. Questo è un topos, nel senso che è la stessa cosa che accade per l'ingresso di Cristo in Gerusalemme, quando voi sapete che poi Francesco viene anche detto l'Alter Christus, viene detto, quindi il nuovo Cristo, no? E nell'ingresso di Cristo in Gerusalemme ci sono chi lo accoglie in Gerusalemme, in questa scena di festa, lui che arriva a cavallo di una mula o di un'asina, a seconda dell'iconografia, ma non a cavallo di un cavallo, perché il cavallo era un qualcosa che avevano i
i soldati che avevano i grandi, grandi dignitari antico romani o locali, no? Qui Francesco invece è direttamente a piedi, però il semplice gli mette il proprio manto davanti ai piedi. Però la cosa singolare è assolutamente singolarissima, che questo è un paesaggio davvero. Siamo intorno al 1300, no? Anno Domini, no? E questo era il Tempio della Minerva e questo è il Tempio della Minerva ad Assisi oggi. Questo è il Palazzo del Capitano del Popolo, dipinto dall'autore di questi affreschi, e questo è il Palazzo del Capitano del Popolo oggi con un in più di verità, cioè che c'è un documento che dice del 1306 che dice che la sommità della torre del Palazzo del Capitano del Popolo viene costruita, e questi sono sicuramente perciò prima del 1306, perché vedete che non hanno il fastigio finale, diciamo, la merlatura finale, la decorazione finale. Quindi l'ingresso del naturalismo nell'arte. Qui siamo invece nella prima campata della Basilica Superiore, questa l'abbiamo appena vista, quest'altra l'abbiamo appena vista, ecco, la decorazione della... Qui c'è un'interruzione verticale che conferma come questa sia in realtà l'ultima scena. Probabilmente hanno aggiunto due scene in più nella vita di San Francesco, perché questa è la pergola, è ciò che resta che è stata conservata in sito, perché probabilmente la pergola è stata conservata, no? Era la pergola che reggeva la grande croce di Giunta Pisano, che venne distrutta agli inizi del Seicento come una cosa vecchia, venne tirata giù e spaccata. Ecco, questi sono i due piedi, diciamo, che sostenevano la pergola, no? E probabilmente qui non avevano fatto niente perché c'era la pergola, poi hanno deciso, si vede che volevano fare due scene in più, le hanno aggiunte. Comunque, qui le giornate le vediamo adesso qua, le vediamo, rilievo delle giornate, vedete che qui c'è una linea verticale che non c'è mai nel ciclo francescano, no? Se non in queste scene qui, e qui vedete che questa giornata passa da scena a scena, no? Vedete che l'andamento è un andamento scalare, cioè loro prima facevano la parte alta, poi facevano la parte mediana, no? In modo da poter liberare gli spazi e poter lavorare poi contemporaneamente sia in questa scena che in questa scena. Questo era un'organizzazione del lavoro per poter andare più rapidi, no, nella pittura a fresco, perché voi sapete che la pittura a fresco si fa quando l'intonaco è fresco, quindi l'intonaco quando tira non è più fresco, diventa secco e bisogna scalcinare e rifare, perché non si può rimediare a un intonaco che nel frattempo si è asciugato. Non sottovalutate mai quando realtà del momento, cioè buttare giù un intonaco che a noi ci sembra una stupidaggine, no? Per loro era un casino. Primo, perché avevano dovuto portare in basilica la sabbia e la calce. Trasportare queste cose era costoso, era complesso, era faticoso. Ci sono dei documenti straordinari che raccontano dei carri di buoi che portano le travi dei tetti, che portano appunto la sabbia, la cosa. In più la calce, no? Cioè, loro facevano tutte queste cose, le facevano a piede delle chiese normalmente, per cui la calce la calcinavano per non doverla trasportare, no? La calcinavano direttamente in loco, davanti alla basilica, insomma. Adesso, in genere queste cose scavando poi si possono anche trovare, e le hanno trovate. Nella Basilica d'Assisi non hanno scavato, o se hanno scavato non le hanno trovate, che io sappia perlomeno. Questo per dire che comunque fare un intonaco era complesso e costoso e quindi non si poteva assolutamente permettersi il lusso di rifare le cose, insomma, cioè erano lussi che non si poteva, di cui che non funzionavano.
per così dire. Allora, detto questo, no, anche perché voi dovete pensare a una cosa, cioè che voi sapete che la calce si fa col carbonato di calcio, cioè con le pietre, col marmo, con queste, non fecero per barberi, fecero barberini, e perché i barberini per costruire i loro palazzi avevano spogliato il Colosseo, avevano spogliato i templi antico-romani dei marmi per farci della calce, insomma. E voi sapete che per arrivare a calcinare la calce bisogna arrivare, mi pare, intorno agli 800 gradi. Ecco, adesso noi abbiamo i termometri, ma allora loro dovevano farla a occhio, quindi dovevano anche essere in grado di sapere, allora, A, trovare il marmo o le pietre di carbonato di calcio, B, incendiarle e farle calcinare, quindi la legna per poterle fare calcinare, C, avere un signore che a occhio ti diceva, naturalmente c'erano delle pratiche invalse da secoli, lo sapevano, erano i fatti, insomma, che dopo un certo periodo di tempo il marmo arrivava a calcinare al punto giusto per poter fare la calce. Però tenendo conto anche di un fatto che non c'erano gli orologi, quindi non è che uno sapeva che dopo 4 ore suonava la sveglia e andavano a prendere il marmo calcinato. Quindi le cose sono molto più complesse ed è per questo che i cantieri poi erano organizzati ferreamente, in modo che nessuno potesse sbagliare, no? E dove si potesse permettersi di sbagliare. Qui entriamo invece adesso nel tema del disegno. Tenete conto che il disegno, dice Cennino Cennini, è la porta del colorire, no? Tenete conto che loro disegnavano tutto, cioè noi pensiamo che abbiamo un'idea della pittura che è un'idea, come dire, post-romantica o romantica, no? Molto derivata dalla fortuna dell'impressionismo e del quadro da cavalletto, cioè del pittore che va in campagna e mette il quadretto e copia la natura e poi porta a casa il quadretto e dopo diventa, lo dà sua zia, lo vende, non so quello che è. No, ecco, loro non facevano così a dipingere in antico, ma questo qui non facevano così, nessuno faceva. Ancora oggi chi fa della decorazione la fa come la facevano questi qua, non che si mette lì e dipinge, capisci? Il genio che nelle notti senza luna crea il capolavoro. Cioè ogni operazione era preordinata ferreamente, e non solo era preordinata ferreamente, ma di nuovo non ci si poteva permettere di sbagliare, ancor più non ci si poteva permettere di sbagliare quando una cosa era dipinta. Qui vediamo una cosa singolare, cioè questa è la conferma della regola. Francesco che si presenta al Papa perché per dimostrare che la regola di Francesco non era che la Chiesa era molto d'accordo con, era totalmente d'accordo con Francesco, c'è l'approvazione della regola nella parete destra, no? Ed è Papa Innocenzo che la approva. E poi, nella parete sinistra, la regola viene confermata, in modo che non ci si possa sbagliare. Non è che dice, sì, no, non aveva confermato quel Papa là, ma dopo poi l'hanno smentita, no. C'è la conferma della regola. E quello che è singolare di questa visione è che si compongono in questa visione, dunque tenete conto che c'è sempre nelle scene un velario che sarà all'incirca un paio di metri, quindi la prospettiva per chi guarda è guarda una cosa dal basso all'alto. Allora, i tre edifici della cappella papale in cui si svolge davanti ai dignitari, tra cui un francescano, vedete, conferma un frate qua, questo è il francescano, o il compagno di Francesco. Un'altra delle cose che succedono sempre, un po' come oggi con i carabinieri vanno sempre in giro in due, per una ragione, non perché soffrono di solitudine, ma perché ci deve essere sempre qualcuno che testimonia quello che è successo all'uno. E qui
la figura del frate che accompagna Francesco è la figura che la conferma della regola è avvenuta in presenza di un testimone francescano che lo ha detto e lo ha confermato. Allora, ciò detto, visto dal basso, i tre fornici, diciamo, di questo interno sono messi in prospettiva centrale. Il basamento del trono del Papa invece è a volo d'uccello, perché a volo d'uccello in realtà funzionava meglio dal basso che non la prospettiva centrale, perché la prospettiva centrale ha bisogno di una linea di orizzonte all'altezza dell'occhio o qualcosa del genere, insomma. Quindi qui, per semplificare e per dare maggior verità formale a quanto loro andavano a illustrare, hanno realizzato questi tre fornici in una prospettiva centrale. E qui vedete che questa parte qua, vedete che da ogiva a ogiva c'è una battitura di filo che passa al centro della chiave di volta della volta dell'edificio. E questa è, signori miei, miracolo, è una prospettiva centrale, solo che qui siamo nel 1300 circa, 1298-99, qualcosa del genere. Mentre la prospettiva centrale si è sempre detto che l'aveva scoperta Brunelleschi. Ora, tenete conto che quelle scoperte lì sono sempre scoperte revocabili in dubbio, nel senso che quando loro lavoravano poi non è che c'erano il cosiddetto anello al naso, sapevano benissimo quello che facevano e si conformavano di fronte alle difficoltà e le risolvevano, insomma, no? Quindi tutto era disegnato e avevano dei disegni al vero e avevano anche dei piccoli disegni di modelli. Poi vedremo anche, usavano anche delle sagome per normalizzare le proporzioni, e queste sagome per normalizzare le proporzioni si chiamavano patroni, che è una delle piccole scoperte che io ho fatto lavorando a questa cosa qui, lavorando e partendo da un documento che riguardava Stefano Fiorentino, che lavorava un pagamento fatto a un pittore giottesco per la decorazione di un palazzo vaticano, no? Che viene pagato pro expensis, pro patronibus, et non mi ricordo più che cosa. Devo dire che ci abbiamo messo un po', perché mi ha aiutato molto, torno a dire, la Cecilia Ratti in queste cose qua, ma perché in effetti il patrono, poi alla fine quello che veniva fuori è che il patrono, l'etimo di patrono è pater, quindi è un qualcosa che genera un'altra cosa, no? La cosa buffa è che poi li hanno scoperti tutti i patroni, dopo alla fine ci sono in giro per l'Italia, forse non solo per l'Italia, molti scopritori dei patroni, ma comunque non saremo noi a cambiare il mondo, per così dire, no? Allora, loro partivano da un piccolo disegno, e lo dice Cennino Cennini, cioè quando tu devi fare un casamento prendilo dal piccolo disegno che hai, quindi facevano i bozzetti, insomma nulla era lasciato, abbandonato al caso, cioè il cantiere era perfettamente organizzato, e in questo senso, ora, siccome non ci sono documenti di specie che riguardino il ciclo francescano, ma sono rarissimi i documenti di specie, i documenti che attestano come era organizzato il cantiere, anche se spigolando se ne trovano molti. Io nel cantiere di Giotto, in Giotto e Pietro Cavallini, ne ho pubblicati, però a fronte di problemi analoghi, cioè io dipingo a fresco, e i problemi che mi pone il dipingere a fresco non sono troppo diversi fra quelli che ci sono per dipingere su un intonaco fresco nel 1300 e quelli che ci sono nel 1600, cioè usi l'intonaco fresco, usi sempre la calce, usi le giornate, perché non l'intonaco secca, eccetera, eccetera. Ed è per quello che
Io ho pubblicato, trovandolo, un documento che credo che sia molto interessante in questo senso, che è la lettera che scrive il 6 giugno del 1572 Giorgio Vasari a Cosimo I dei Medici, il Granduca di Toscana, no? E gli dice che cosa gli serve per decorare la cupola di Santa Maria del Fiore. La cupola di Santa Maria del Fiore, Vasari la iniziò ma non la finì, un lavoro enorme, perché è una cupola immensa, no? La cupola tra l'altro di Brunelleschi, come voi sapete, no? E Vasari scrive, dice, vuole un maestro di importanza, pittore pratico, che stia sempre sull'opera, massime quando io starò a terra a far cartoni o a fare altre cose, e che guidi tutti gli altri. Quindi Vasari, no, ci dice che in pratica chi sta nella cupola non è lui, è un altro. Lui sta a terra a fare i cartoni, a fare i disegni, no? Perché è il disegno che guida tutto, non la creazione della notte senza luna del pittore che va su e si inventa la decorazione della cupola di Santa Maria del Fiore, o si inventa qualunque cosa. Tenete conto che qui, quando fanno la decorazione del ciclo francescano, chi lavora la decorazione del ciclo francescano, se osava, vi posso dire, fare un pelo di barba in più o un pelo di barba in meno a Francesco o a uno dei frati, gli tagliavano le mani. Cioè non è che... Infatti quando a un certo punto, in preda al dilettantismo, e anche così un po' infantile, gioioso, simpatico e divertente, ma la storia dell'arte è una cosa seria, un po' come il restauro, insomma, cioè il restauro è una cosa seria, poi dopo, se si tratta di far diventare chiaro un quadro scuro, è una cosa carina, graziosa, lo può fare chiunque, insomma, anche la mamma, la zia, la cameriera, in fondo anche pulire un pavimento, lo può fare chiunque, insomma. Allora, dicevo, a un certo punto negli anni 70, credo, no, hanno scoperto che la decorazione che aveva fatto Cimino Bue nella Basilica Superiore era una decorazione antipapale, perché siccome era stata promossa da un Papa Orsini, no? I diavoli che vengono scacciati da Sodoma, qualcosa del genere, non mi ricordo, nella decorazione della Basilica Superiore di Cimabue, erano degli orsi, quindi Cimabue aveva messo alla berlina gli orsi, era in realtà un pittore antipapale, eccetera, eccetera. Ecco, dopodiché, una volta arrivati con i ponteggi a vedere che cosa erano questi mostriciattoli, si è visto che chiaramente non erano degli orsi, eccetera, eccetera, ma senza dover poi andare a vedere da vicino e capire che cosa erano. Se Cimabue avesse osato mettere gli orsi in una decorazione pagata dal Papa Orsini, no? E gli tagliavano la testa, non le mani, gli tagliavano. Cioè, sono tutte stupidaggini, cioè uno deve stare, come dire, deve stare calmo, ecco. State calmi, no? E allora, eravamo arrivati lì, adesso non mi ricordo, qui siamo qua. Il disegno, no, l'importanza centrale del disegno. Qui vedete, adesso non vedete più niente, ecco. Questo è Francesco che in San Damiano prega il crocifisso, e il crocifisso gli parla e gli dice vai e salva la mia chiesa. Qui ad esempio si vede una cosa curiosa, vedete che i tetti, no, erano fatti come sono stati fatti, come vengono fatti ancora in parte oggi da qualche maestranza, come dire, intelligente e capace, no? Cioè senza cementi, senza cose di questo genere, ma usando strutture di legno, perché sono leggere, tengono meglio, sono più elastiche, tengono bene, abbastanza bene i terremoti, sono molto più durabili. Mentre la pretesa della tecnica di fermare un terremoto perché ci metto il cemento è come cercare di fermare, che ti posso dire, il crollo di una torre mettendo uno stuzzicadente sotto un sasso, insomma, che la forza che ha un sisma è di cemento, infatti, e poi se trova il cemento si arrabbia il sisma, perché dice ma cos'è questa cosa che mi disturba, no?
e fa cadere poi tutto quello che è stato cementato, naturalmente, perché vince lui 200-0. Ma al di là di questo, qui vedete che c'è il disegno del Cristo, questo è il disegno preparatorio, i disegni sono di diverso, sono molto diversi tra di loro, perché c'è un disegno di progetto, c'è un disegno esecutivo, c'è un disegno, insomma, ci sono tante forme di disegno. Questo è il disegno esecutivo, abbastanza generico, vedete, della figura del Cristo, però dettagliato, sul quale poi venivano stese le campiture di colore, come vedremo dopo. Ecco, questo vedete che è un disegno, qui siamo nella parete destra, il pittore della parete destra è più semplificato, no? Qui siamo invece nella parete sinistra, nella terza scena o quarta, non ricordo, della parete sinistra, vedete che il disegno è molto più raffinato e sottile, anche la pittura è molto più raffinata e sottile rispetto a quella che è invece la pittura del ciclo francescano. Qui naturalmente uno, quando comincia a cercare di trovare il disegno dentro alle cose che tocca, che guarda, no? Il disegno, siccome il disegno andava coperto, no? Perché il disegno andava coperto dalla pittura, no? È difficile trovarlo, lo trovi nelle parti non finite della pittura, nelle parti casualmente rimaste non finite nella pittura. Ecco, questa è l'unica traccia di disegno esecutivo che io abbia visto nelle storie di San Francesco. Vi assicuro che ci ho guardato bene, probabilmente non ce ne sono altri, penso ci sia una probabilità su 100 che se ne possano, o su 1000 che se ne possa trovare altri. Questo è questa è una scena bellissima, perché ed è una scena sempre dentro al discorso del naturalismo, è una scena di travolgente modernità, insomma, cioè fra l'altro oggi con le questioni di genere le donne presenti saranno contente di quello che succede qui, perché la salma di Francesco, prima di essere tumulata, no, viene portata in giro per Assisi. Questi sono i chierici di notte, i chierici che di notte per proteggerlo, per evitare, perché di giorno le battaglie si facevano di giorno, ma è di notte, per evitare che la salma del santo fosse rapita. Ci sono delle descrizioni anche molto belle di questo viaggio notturno di Francesco. Quindi vedete che ci sono questi che tengono i ceri, le lanterne, eccetera, eccetera. Si fermano davanti alla Basilica di Santa Chiara, dipinta con una facciata goticissima, come invece non è, come non è la Basilica Superiore, nemmeno lo è la Basilica di Santa Chiara. L'abbiamo vista ieri per via degli arconi di sostruzione che sono stati messi, che l'hanno salvata sostanzialmente dai terremoti, benissimo. No? Escono le clarisse disperate per la morte di Francesco, ma soprattutto esce Santa Chiara, no? Quella che era, virgolette, la fidanzata di Francesco, e si china sul corpo del santo e lo abbraccia, quasi lo bacia, no? Questa è una cosa bellissima, assolutamente bellissima e impensabile. Siamo nel 1300, di una santa che bacia un santo, insomma è una cosa, un'infrazione . È vero che la sessualità nella Chiesa Cattolica molto deve agli anatemi che vennero lanciati con la Controriforma, quindi qui siamo prima della Controriforma e c'era probabilmente una maggior di libertà, non dico libertà sessuale, ma certo una maggior libertà di rapporti fra uomini e donne, insomma. Ma certamente è un fatto travolgente sul piano naturalistico e del racconto. Ecco. Allora, questo che voi vedete, questo è uno dei ceri che accompagnano la salma di Francesco, probabilmente, anzi quasi certamente, era stato argentato, no? La lamina d'argento, la lamina metallica è caduta. Io non escludo per il ciclo francescano e per l'intera Basilica Superiore che ci siano stati anche interventi maldestri fatti da frati, fatti fare dai frati, cioè di persone che sono andate a cercare di pulire gli affreschi, soprattutto cercando di pulire gli annerimenti della bianca. Tenete conto che la lamina d'argento, come
tutti i colleghi qua restauratori sanno meglio di me, annerisce col tempo, annerisce, no? Quindi è caduta o è stata poi lavata via, non so, qualcosa del genere, però è caduta, e qui si vede che sotto c'è un disegno precisissimo, è praticamente come se continuasse la pittura. Quindi si disegnava, si faceva un disegno esecutivo che era praticamente lo stesso che veniva dipinto. Aggiungo che non è improbabile che questo disegno servisse anche ai frati che hanno controllato questa decorazione, è stata controllata minutissimamente nella parte realizzativa, formale, insomma. Qui mi sono accorto che non vi ho detto niente di questa cosa qui, cioè vi ho detto molto della scena, Minerva, Santa Maria, il Tempio della Minerva, scusate, e Palazzo del Capitano del Popolo, ma non vi ho detto niente di queste colonne. Queste colonne sono larghe una quindicina di centimetri l'una, no? E qui hanno battuto il filo, vedete, 1, 2, 4, 6, 8, 10 volte. Allora, questo per dire, non per magnificare l'abilità del tempo antico, di queste cose, di queste stupidaggini, ma per dire come questi fossero dei tecnici meravigliosi, non sbagliavano niente, cioè fare una linea verticale, no? 10 linee verticali, anzi 15 centimetri, per definire la scanalatura di una colonna, beh, insomma, e senza sbagliare, innanzitutto dovevi avere un disegno impeccabile a cui riferirti, e poi dovevi essere molto, molto, molto bravo, tecnicamente molto bravo, insomma. Tenete conto che queste qui, questo che ha battuto i fili, probabilmente non era maestro principale, era normale che uno sappia fare un lavoro. Voi andate oggi da un gommista, vi mette su una gomma, è normale che la sappia mettere su, ecco. Era normale che questi qua fossero in grado di fare queste cose, insomma. Però mi sono fermato anche, non avevo detto niente rispetto a questa cosa della colonna del Tempio della Minerva. Finisco di dirvi com'era la lettera che scrive a Cosimo I Vasari, no? Vasari dice: vuole un maestro di importanza, pittore pratico, che stia sempre sull'opera, massime quando io starò a terra a far cartoni o a fare altre cose, e che guidi tutti gli altri. Quindi, come vedete, Vasari fa la decorazione della cupola, ma in realtà la fa un altro, c'è un capo maestro che guida tutti e coordina tutti. E lui sta giù a fare i disegni, no? Poi aggiunge: vorrà tre maestri pratici a lavorare a fresco che imponghino, cioè abbozzino, facciano e molte cose finiscano, cioè facciano le rifiniture. Attenzione, qui ci sono i maestri principali che fanno l'abbozzo e la parte finale, quasi da pensare che fra l'abbozzo e la parte finale ci fossero delle altre figure, degli altri pittori, che mettono le cosiddette tinte di mezzo, oppure che fanno i colori, la parte più semplice nelle decorazioni. Perché quello che dà l'espressione finale alle figure, e in particolare agli incarnati, sono proprio le finiture, e sono questi tre maestri pratici che lavorano sulla base del cartone che ha fatto Vasari e guidati da uno più bravo di loro, che però controlla quello che loro fanno sostanzialmente. Poi dice: vorrà tre altri maestri pittori, non sono più pratici, vedete, a far panni, ari e modelli di cera e di terra. Quindi qui, per esempio, tirano fuori una cosa che non so se nel Medioevo, forse lo facevano anche nel Medioevo, ma per esempio per fare gli scorci, per fare i sotto in su, per fare tutte queste cose qua, loro facevano delle statuette di cera. Poi voi lo sapete, adesso dico delle cose, io non so chi mi sente, ma comunque penso che la grandissima parte di voi già queste cose le sappia, no? Facevano dei modellini di cera, li abbigliavano, poi li appendevano, per esempio, in alto e li disegnavano dal basso, perché fare gli scorci, voi tenete conto che l'abilità nel fare gli scorci è una delle cose più importanti
dei pittori, tanto che Vasari si diffonde molto su queste cose qua, perché è un'abilità di disegno, ma anche un progresso, no, nel naturalismo dell'arte, no? Gli scorci sono le visioni scorciate, viste dal basso all'alto, oppure c'è quel celeberrimo dipinto di Michelangelo, di quello che è visto di fronte, che allunga un braccio nella volta della Sistina, insomma, è una cosa straordinaria. Comunque, dice, poi vorrà due maestri pittori per fare ornamenti, campi, nuvole, calcare i cortoni e altre cose, no? E questo, anche questo è una divisione abbastanza precisa, cioè si scende di qualità di competenza, no? Poi dice, vorrà due che macinino i colori, no? E poi dice, vorrà degli operai, no, per cambiare i palchi a tutte l'ore. Ecco, queste due informazioni sono informazioni importanti dal punto di vista tecnico, perché ci dicono innanzitutto che c'è delle persone che stanno lì a macinare i colori. Voi sapete, lo dice Cennino, fare i colori era una cosa complessa, e voi sapete anche che i colori, quando erano più o meno macinati, davano dei risultati nella pittura più diversi, più o meno chiari, più o meno profondi, più o meno. Quindi lo stesso colore poteva sembrare un colore diverso, se macinato più o meno finemente. Mentre immortare i palchi a tutte l'ore dà la dimensione di come loro, no, lavorassero molto rapidamente, avessero dei palchi che fossero mobili. Io ho avuto un'esperienza che mi aveva entusiasmato in Siria, è stata un'esperienza importante su molti livelli, perché non c'era niente lì, non c'era, e tu capisci che quando vai in Siria a fare un restauro e gli fai il tratteggio perché in una lacuna, questi ti guardano come tu fossi un deficiente, perché non capiscono come mai devi lasciare la lacuna, devi lasciare la tinta neutra, devi lasciare questa cosa qua. In più non si trova assolutamente niente, quindi il problema, diciamo, di esportare il restauro brandiano del terzo mondo è un problema abbastanza buffo e anche abbastanza ridicolo. Diverso è il discorso di esportare un tema quale è quello della conservazione programmata e preventiva in Siria, in Belgio, in America, in Guatemala, insomma, nel senso che lì gli tieni in piedi il patrimonio, poi saranno loro, decideranno loro come restituirlo sul piano formale, oppure diventerà più facile convincerli che restituirlo sul piano formale bisogna in qualche modo rispettare anche l'aspetto storico che hanno assunto queste immagini. Allora, detto, in Siria ho fatto questa esperienza dove loro lavoravano su dei ponteggi, ci ho lavorato anch'io, che erano costituiti da due pali con dei denti che uscivano di legno, no? Dei pioli messi dentro dei buchi, no? Loro li appoggiavano al muro, mettevano mettevano i pioli, mettevano un asse, no? E tu stavi seduto su qui, e con quel sistema lì tu potevi arrivare all'altezza che volevi in un secondo. Con una scala scendevi, rimettevi i tuoi due pali, era una cosa fuori da qualsiasi regola, cadevi, ti ammazzavi, tutto quello che era che volete, però era rapido e efficacissimo. Io l'ho usato, sono stato lì un mese, l'ho usato tutto il mese con grandissima soddisfazione, insomma. Quindi mutare i palchi a ogni ora vuol dire questa cosa, vuol dire che loro avevano delle tecniche con le quali arrivavano. Ecco, qui arriviamo a un esempio di disegno preparatorio che è molto interessante, a mio parere. Qui siamo a Rusuti, braccio destro del transetto, la creazione del mondo. Questa è la figura di Dio Padre, in realtà è una figura di Cristo, però voi sapete che Dio è senza tempo, senza viso, senza niente, quindi comunque a un certo punto l'istituto centrale del restauro si era dovuto piegare molto controvoglia allo strappo degli affreschi, no?
anche perché Roberto Longhi, il più importante storico dell'arte italiano del Novecento, aveva teorizzato, tenendo conto che lui usciva da una guerra, usciva, quindi usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, dove c'erano stati molti bombardamenti, erano stati distrutti molte opere d'arte importanti. Per citarne solo due, Lorenzo da Viterbo a Santa Maria delle Fratte, mi sembra, a Viterbo, appunto, no? Che è il restauro che fece l'Istituto Centrale del Restauro, in cui Brandi teorizzò e per la prima volta mise, che poi non è la prima volta, perché anche lì già delle lacune erano state reintegrate in quel modo, eccetera, 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 ma comunque al di là di quello, no? Per esempio, un politico di Nicolò Alunno, io mi ricordo che c'erano state fatte delle integrazioni negli anni 20 da un restauratore locale, di cui non ricordo il nome, che erano non a tratteggio ma incrociate, ma insomma erano visibili da vicino, ma da lontano sembravano che non ci fossero, insomma, perché imitavano perfettamente le parti perdute. Ma comunque, al di là di quello, Lorenzo da Viterbo, l'altro grande perdita fu quella di, senza citare Santa Chiara a Napoli, tutte queste cose qua, ma l'altra grande perdita fu quella della cappella Ovetari nella chiesa di Padova, di fianco agli Scrovegni, no? Allora, torniamo a noi, a Nus, torniamo. Basilica Superiore, Torriti, no? Cosa succede? Succede che l'istituto si deve piegare al fatto che Roberto Longhi aveva, come restauro preventivo, aveva detto che bisognava strappare tutti gli affreschi che c'erano nelle chiese italiane, perché era l'unico modo per salvarli dai bombardamenti, no? E allora anche l'istituto strappa alcuni affreschi nella Basilica Superiore, non nella Basilica Inferiore, perché smettono subito, perché gli strappi di affreschi sono come a uno fargli un trapianto contemporaneamente di cuore, di mizio, di fegato e di polmoni, cioè è un'operazione, sempre i restauri sono fortemente, sono aggressivi delle opere d'arte e le manomettono più o meno gravemente, anche perché le parti delle opere d'arte, con le puliture, ad esempio, se ne vanno, che è una bellezza, per così dire, no? Con uno strappo di affresco, che non è neanche una pulitura, un massacro, no? Succedono dei casini terribili e si infragiliscono i dipinti, perché non si tratta più di tenere un muro con un intonaco e con una pellicola pittorica, ma devi tenere una tela con una pellicola pittorica di carbonato di calcio, tra l'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Voi tenete conto che a un certo punto ci fu un soprintendente fiorentino che, c'è una bella definizione che ne dà Brandi, con l'anima da fanciullo lo chiama, qualcosa del genere, in modo buffo, no? Che si chiamava Procacci, che ha praticamente strappato tutto quello che poteva strappare in Toscana per andare a cercare, a trovare le sinopie, no? Cioè andare a cercare quello che non si vedeva, manomettendo quello che si vedeva, che in un'opera d'arte, insomma, non è poco. Il risultato è che oggi a Firenze non sanno più dove mettere questi affreschi e molto spesso non sanno neanche più da dove vengono. Ci fu un caso, non ricordo più se a Forlì, mi sembra, di una chiesa, no? Che vennero strappati gli affreschi che la decoravano. Poi la chiesa venne trasformata in un cinema, no? E a quel punto lì, quando si è trattato di rimettere gli affreschi, non si potevano più rimettere perché era stato modificato strutturalmente l'edificio, quindi gli spazi per gli affreschi non c'erano più e nessuno sa più dove metterli. Insomma, sono quelle cose buffe che attestano come il patrimonio artistico, insomma, sia stato messo nelle mani di Dio più che nelle mani degli uomini. Che gli uomini non sono in grado di tenerlo. Ciò detto, no, torniamo al disegno preparatorio di Torriti. Voi vedete che quando strappano questo affresco, sotto trovano questo disegno, che è un disegno meraviglioso. Tra le altre cose, un disegno che sembra,
sembra dare ragione al documento di Vasari, perché il disegno è diverso dalla pittura. Il disegno è più inciso, è più forte, no? E di là dal fatto che lo strappo abbia tolto delle mezze tinte, abbia fatto qualche casino, insomma, sicuramente lo ha fatto, no? Però questo è un dipinto più forte, tanto da poter essere autorizzati a dire che se il disegno, come dice Vasari, lo fa il maestro principale, questo è Torriti e questo è un dipinto fatto dai pittori pratici che prima abbozzano, poi lo finiscono e in mezzo ci lavorano degli altri per far prima, no? Qui qual è il problema? Questa figura che voi vedete è una figura di un affresco di Pompei, straordinario naturalismo, però vedete che anche l'affresco di Pompei poi viene fatto con questa terra rossa, cioè si partiva sempre da un disegno color sinopia, perché un disegno color sinopia consentiva di poter fare meglio di dare più verosimiglianza naturalistica ai colori di incarnazione che venivano messi sopra al col quale veniva realizzato poi la parte finale del veniva realizzato gli incarnati, veniva realizzato al vero, insomma, gli incarnati, quelli che noi vediamo. Ecco, questo è interessante, tenete conto che questa cosa qui, che fosse un disegno preparatorio, non credo non l'abbia mai detto nessuno, perché si è sempre pensato che potessero essere monocromi, che potessero essere... Insomma, in realtà sulle tecniche di esecuzione ci sarebbe ancora molto da studiare. È una delle cose che avrebbe dovuto fare l'Istituto Centrale del Restauro, che non ha fatto. L'Istituto Centrale del Restauro, quando ha perso know-how sulla conservazione programmata e preventiva, perché non gliel'hanno lasciato esercitare, ministri e colleghi soprintendenti a Urbani, tanto che Urbani, come voi sapete, nell'83 si dimette anticipatamente perché si era stufato, insomma, di vedere continuamente rigettata ogni proposta che lui faceva, e che lo faceva non per la sua gloria, ma che la faceva non per acquisire potere, ma che la faceva per salvaguardare il patrimonio artistico italiano, un'altra colpa straordinaria, perché se tu non diventi un uomo di potere in Italia non conti niente, no? Se tu sai fare le cose ma non persegui il potere, no? Per cui a forza di perseguire il potere voi vedete dove siamo arrivati, insomma, basta accendere una televisione o leggere un giornale, pensate alla farsa del coronavirus, no? Dove tutti i giorni c'è un virologo nuovo che dice il contrario di quello che ha detto il virologo di un'ora prima o del giorno prima, ancora oggi non si capisce niente, ma è una roba desolante. Comunque, detto questo, che forse non c'entra niente, ma che comunque c'entra, invece, questa è una cosa interessante, molto interessante da vedere. Ecco, qui arriviamo ai patroni. Io a un certo punto, fra le tante follie che ho fatto, no, nel ciclo francescano e nella mia vita più in generale, no, c'è stato quello di ricalcare al vero l'intero ciclo francescano, perché mi ero accorto che c'erano delle cose che tornavano, cioè delle proporzioni che tornavano. Voi tenete conto che questo lavoro che voi vedete è un lavoro che è stato fatto in anni, il rilievo delle giornate, in un paio d'anni, quindi non è un lavoro che si fa in un secondo, ed è un lavoro che è per quello che avrebbe dovuto fare l'Istituto Centrale del Restauro, non tanto nel ciclo francescano, ma in generale, cioè facendolo diventare un elemento di normalità dentro ai cantieri di restauro, arrivando a produrre quello che la mia generazione di restauratori aveva pensato si dovesse fare, che noi avevamo chiamato, se ne parlava, cioè non c'è niente di scritto che io sappia, cioè io le ho scritte ex post queste cose, ma comunque allora non è che... Quello fu un momento straordinario, adesso ognuno di noi rimpiange la propria giovinezza, ma quando io sono arrivato all'Istituto Centrale del Restauro e abbiamo trovato lì, in particolare Urbani, ma anche delle persone che Urbani si era allevato intorno, che erano molto brave, molto intelligenti, cioè io adesso non citerò due nomi in particolare, ma insomma
ce ne sono tre, anzi ne cito, che in particolare che sono Maranimmo, che parlava per enigmi, non si capiva esattamente quello che lei diceva, ma si capiva che erano cose intelligenti e importanti, e quindi noi poi dopo ci interrogavamo e parlando riuscivamo a decretare i suoi misteri, no? Maranimmo è stata una delle persone fondamentali per la conoscenza delle tecniche artistiche, no? Perché è una donna coltissima, bravissima. Un'altra persona molto brava, a quale dovevamo tutti molto, era la Rita Cassano, è un'altra persona molto brava, mi fa piacere ricordarlo perché era un personaggio straordinario, si chiama ancora gloriosamente in piedi, no? Ed era il fabbro dell'istituto, il quale ha lavorato moltissimo con Urbani per tutti quei meccanismi, cioè quando, diciamo, chi di voi restaura i bronzi sa che c'è stato un forte avanzamento tecnologico dei meccanismi per sorreggere dall'interno le sculture, no? In metalliche. Ecco, chi ha inventato queste cose qui sono stati Urbani con Criscuolo, che spesso litigavano tra di loro perché, come poteva litigare Urbani, cioè con questa sempre straordinaria signorilità e straordinario aplomb, no? Criscuolo era un po' meno. Aveva meno aplomb, no? Ma facevano delle discussioni interminabili per fare questi, e hanno costruito. Cioè, questo per dire che Urbani non aveva mai smesso, cioè lui parlava di Heidegger, parlava di Hegel, parlava di conservazione programmata, parlava di patrimonio artistico come totalità, parlava di ecologia, parlava del patrimonio artistico come componente ambientale antropica, altrettanto necessaria, qui cito a memoria, altrettanto necessaria per il benessere della specie, delle componenti ambientali naturali, cioè questo era uno dei tanti modi che lui aveva individuato per far andare il patrimonio artistico negli interessi della società, farlo diventare una componente ambientale antropica, no? Di natura ecologica, no? Un'ecologia culturale, cioè, quindi faceva tutto questo, ma faceva anche restauri, cioè lui nasce come restauratore. Voi tenete conto che il grande vantaggio di Urbani rispetto ai colleghi è che, essendo nato come restauratore, aveva un'idea ben precisa di cosa fossero i restauri. E uno dei motivi per i quali lui cerca disperatamente di fare in modo che il problema del restauro venga superato dalla prevenzione, perché aveva visto, come dire, distruggere un numero enorme, distruggere, manomettere più o meno gravemente un numero enorme di opere d'arte. E aveva visto come il restauro, e anche il migliore dei restauratori, inevitabilmente si scontrasse con la manipolazione, con la pesantezza della mano, comunque rispetto a manufatti che erano arrivati a noi nei secoli più o meno integri. Voi pensate che Urbani scrive degli articoli all'inizio della, ed erano delle cose che appunto Maranimmo aveva molto guardato, all'inizio dei primi numeri del bollettino dell'Istituto Centrale del Restauro, no? Scrive delle cose sulle tecniche di esecuzione, e ce n'è una che mi ha colpito molto, perché lui racconta che Delacroix, mi sembra, fosse, Delacroix medesimo nei suoi diari, no? Racconta che lui, quando dipingeva, no? Alla fine dipingeva i suoi quadri, che erano dipinti a olio, che erano anche quadri molto grandi, voi pensate le donne d'Algeri, insomma, un quadro enorme, un quadro, no? Alla fine li verniciava, no? E lavorava poi con delle finiture fatte sulle vernici. Chiunque di voi sia restauratore sa che tenere una finitura originale fatta su una vernice, solo la leggerezza della mano dell'Arcangelo Gabriele o Raffaele può riuscirsi, insomma. Non certo i solventi con i supportanti, quelle robe lì che oggi vanno per la maggiore, e il cui punto di crisi è che, cambiando ogni anno, cioè essendoci ogni anno un supportante migliore o una tecnica migliore per pulire, vuol dire che quella dell'anno prima aveva fatto dei danni, insomma, cioè,
si deve riflettere su questa cosa. Allora, ciò detto e ciò premesso, no, mi sono, fra le tante cose strane che ho fatto, c'è stato quello di ricalcare al vero il ciclo francescano. Allora, ricalca oggi, che ricalca domani, questo è una figura di Francesco, questa è la figura di una donna, inequivocabilmente, questa è la figura di un papa, l'approvazione della regola, ecco, fatte su su queste carte plastiche trasparenti, non ricordo più come si chiamano nemmeno, perché ho rimosso questa, poi perché sto invecchiando, no? Ecco, se voi vedete questa cosa qua, messi gli uni sopra gli altri, vedete che la proporzione è assolutamente uguale, in una donna, in un papa e in un santo. Questo perché? Questo per una ragione anche molto semplice, cioè perché per la normalizzazione, uno dei grandi problemi che c'erano nel cantiere della pittura murale, nei cantieri, ma anche nei cantieri, credo, delle pitture a olio, quando erano grandi quadri, era quello di normalizzare le persone che c'erano in cantiere. Non ho fatto il conto, lo faccio adesso. Vasari, poi un maestro di importanza pittore pratico, tre maestri, siamo già a cinque, tre maestri e siamo a otto, due maestri pittori per fare ornamenti e siamo a dieci, due che macinano i colori e siamo a dodici, no? E c'erano dodici persone che lavoravano, non... E questo naturalmente che cosa porta? Sul piano della conoscenza del nome, della storia dell'arte dei nomi, per così dire, porta a riunire i dodici pittori nel nome di chi sostanzialmente fa il disegno e governa il sistema. Quindi si deve parlare più di autografia di cantiere che non di autografia di mano, no? Ma c'era anche un altro problema ancora, cioè che tu eri obbligato a normalizzare, per esempio, il disegno e le proporzioni, perché non potevi avere un San Francesco, cioè tu andavi a vedere la vera vita di San Francesco, così come era stata illustrata nella leggenda Maior, ma così come era, perché diventava un dogma, diventava indubitabile, no? Non è che potevi vedere una volta un San Francesco alto 1,90 m, una volta un San Francesco alto 1,40 m, un'altra volta 1,60 m, cioè dovevi avere una proporzione omogenea. Qualcuno di voi ingenuamente dirà: va bene, che se vuoi, insomma, ti metti lì, lo fai sempre un po' simile. E no, sempre un po' simile è un conto, farlo sempre simile con certezza è un altro. Ed è un conto completamente diverso, attenzione, aiuto, vabbè, questo l'abbiamo visto. Quindi c'è il problema del trasferimento dei patroni, che probabilmente erano delle carte che venivano applicate, noi non abbiamo trovato tracce, io non ne ho trovate, però tenete conto che ci sono anche qui delle fonti indirette, no? Questa è una capretta che sta in una tomba della via Prenestina, non so se qualcuno di voi ci ha lavorato, è un restauro che aveva fatto l'Istituto del Restauro negli anni 50, che era stata cavata da dove era, trasportata, insomma, resa mobile, no? Ma credo fosse uno stacco, non uno strappo, credo sia uno strappo, queste sono foto che ho fatto io, perché ero andato a visitare questo restauro quando scrivevo per il Sole 24 Ore. E quello che è venuto fuori è che a luce radente questa capretta mostra, vedete, le tracce, l'impressione sull'intonaco di una sagoma. Vedete? Quindi non solo, qui siamo nel terzo secolo d.C., quindi la storia delle sagome non è solo i patroni, un'invenzione medievale, un'invenzione tarda. Cioè, in realtà li usavano sempre, probabilmente li usavano anche i pittori dell'antica Grecia, avevano dei repertori, giravano con queste carte. Tenete conto che è molto più facile girare con un mazzo di carte, ma anche il manoscritto del Monte Athos potrebbe essere utile in questo senso qui, no? Perché dimostra come tu facevi un rotolo di sagome e potevi dipingere 500 chiese, potevi dipingere, capisci?
non è che tutte le volte devi fare il capolavoro, questa è un'idea moderna, mentre un'idea disciplinata e, come dire, dell'arte del dipingere come di un lavoro porta a altre conclusioni. Questa è una miniatura tedesca e qui sembra che questo signore stia dipingendo un patrono, perché la testa che sta dipingendo è più grande della sua. Ora, l'hanno fatta per far vedere, perché chi guardava vedeva un patrono, vedesse un patrono, perché chi guardava vedesse che questo qui stava dipingendo, non lo so, ma sembra essere l'illustrazione di uno che sta facendo un patrono. Che loro usassero il disegno poi viene fuori alla grande in questo meraviglioso confronto, no? Questo meraviglioso confronto, volta della Farnesina, Raffaello, no? Torso del Belvedere, no? E vedete che sono, se uno tagliasse questa cosa qua, la tagliasse qua, questo sembra una scultura anche questo. Ecco, qui è una cosa di cui mi sono accorto io, fa abbastanza impressione e dimostra, se la morte dell'istituto era stata dimostrata ieri dal restauro della Vela di Cimabue, un restauro indecente, assolutamente incredibile. Insomma, io spero che qualcuno prima o poi ne faccia una copia e ridia dignità e continuità formale e anche cancelli questa manifestazione di incompetenza e di incapacità, che è stata quella di non capire che bisognava fare un discorso sul tetto della Basilica prima che crollasse, sul tetto. Io l'ho detto tante volte ai frati, purtroppo essendo io un grafomane però non l'ho mai scritto, ma ne avevo parlato a lungo con soprattutto con padre Michele, non mi ricordo più come si chiamava il cognome, che era il padre custode, gli avevo detto state attenti perché questa chiesa qui vi dà in testa con un terremoto serio. Però, per esempio, un fatto è che lì è stato lasciato in sito sia il tetto in cemento che il cordone in cemento, in attesa, tutto incollato con delle resine epossidiche, tutto in attesa che nel collaudo di quel restauro lì che farà il prossimo terremoto. Speriamo bene. Però anche questo, per esempio, non essersi accorti che Bellori dice in scritto e pubblica a stampa la cosa, no? Dice da dove Raffaello aveva tratto i modelli per fare la volta della Farnesina, spiegando che per restituire il chiaroscuro perduto Carlo Maratti, che in quel momento era il più importante pittore d'Europa, che restaura gli affreschi di Raffaello alla Farnesina, no? Carlo Maratti va a disegnare, a ridisegnare i modelli così da poter recuperare dove era il chiaroscuro, com'era il chiaroscuro perduto, no? Beh, insomma, sono tutte cose importanti, cioè sono fondative di una storia del restauro, però sono passate completamente inosservate. Di nuovo, per caso, io perché dovevo scrivere una cosa per l'Accademia dei Lincei, perché me l'aveva chiesto un mio amico, eccetera, eccetera, mi sono messo in testa di guardare bene il restauro della Farnesina, cioè gli affreschi della Farnesina e il restauro di Maratti e Bellori degli affreschi della Farnesina, scoprendo un sacco di cose. Cioè, questo è un limite dei restauratori che quando fanno queste cose non guardano, ma questo è un problema culturale, cioè questo è un settore, il settore della tutela del patrimonio artistico, è un settore troppo poco colto. E questo è un problema, insomma, un problema serio per la tutela del patrimonio, perché questo è un, non che io mi impanchi a essere un uomo colto, perché le persone colte io le ho conosciute, quelle veramente colte, e quelle veramente colte non sono come me, cioè sono veramente colte, io sono un praticone, insomma, però un'idea me l'ero fatta. Questo è un altro documento importante, è un documento non molto conosciuto, no? E è il
Quaternum Rationum di Matteo Giovannetti, no? Quaderno Razione di Matteo Giovannetti, il quale, che è un pittore senese, nella cerchia di Simone Martini, voi sapete che anche che va a lavorare al Palazzo dei Papi di Avignone, quando Roma si trasferisce il papato, la sede del papato viene trasferita per volontà del re di Francia, viene trasferita ad Avignone, nel Palazzo Papale di Avignone, che voi immagino avrete conosciuto e conoscerete, no? E lui tiene un quaternum rationum, no? Tiene un quaternum rationum, no? Per un lavoro di una decorazione, di una cosa che io non ho capito, sono stato, ho parlato anche con la direttrice, ma non ho capito se c'è ancora questa cosa di cui Matteo Giovannetti tiene il quaternum rationum, oppure se non c'è, perché alcuni mi hanno detto che c'era, altri non mi hanno detto che c'era, certo non l'hanno collegata con questa cosa qua, comunque. Il documento è interessante in assoluto, un po' come la lettera della decorazione della cupola di Santa Maria del Fiore. Tenete conto che non l'ha fatta Vasari, Vasari l'ha iniziata, ma l'hanno finita gli Zuccari. Quindi anche lì questa lettera è una lettera che non attesta veramente come era organizzato il cantiere, attesta come era organizzato l'inizio del cantiere, quello di Vasari, ma non la fine. Qui invece la cosa è molto interessante perché vedete che c'è Matteo, cioè che per fare quella decorazione lì, che era una decorazione di una cosa non molto grande, no? Impiega Magister Matteus, che è Matteo Giovannetti, lavora 81 giorni ed è l'unico che sta lì tutti i giorni e viene pagato 8 soldi al giorno, no? E dopodiché con Matteo c'è Betronus che lavora dal 12 al 21 agosto e poi dal 19 al 22 agosto ed è pagato 4 soldi. Poi c'è Ioannis de Luduno che lavora il 4 agosto un giorno, anzi 3 giorni, lavora 3 giorni, Luduno lavora 4 giorni ed è pagato 3 soldi, cioè dentro i primi tempi ci lavorano in 4, di cui però chi ci lavora veramente è Matteo. Matteo è lì perché fa i disegni e lavora sempre tutti i giorni, perché però certamente questo è un dato di fatto. Dopodiché si comincia a lavorare veramente e ci sono Magister Bartolomeus, no, con Magister Matteus che è sempre presente, no, che lavora dal 10 agosto fino al 20 ottobre, cioè 45 giorni, ed è pagato 8 soldi come Matteo. Poi c'è Magister Dominicus, che ha pagato 8 soldi come Matteo, poi ci sono tutta una serie di altri, Zanoctus, Coitus addirittura, o Coltus forse, Emundus, ci vedo poco, Benintende, Bissonus, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, alla fine, come vedete, i pittori che lavorano in... I giorni sono in totale lavorati, sono 778, no? E i pittori sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 pittori ci lavorano, non ho contato lo Stagnus scopato, perché è quello che scopa per terra, che infatti sta lì un giorno, fare pulizie, diciamo, una volta rimosso il cantiere, no? 25 pittori, di nuovo il problema dell'autografia di cantiere. Insomma. Ecco, qui arriviamo adesso finalmente a un altro dei temi che io ho toccato lì, e che tenete conto che io venivo anche, sono stato molto facilitato, e qui mi ha aiutato molto John White, che ricordo con affetto e con riconoscenza, no? E anzi, uno dei grandi errori della mia vita è che mi aveva chiesto di andare a insegnare al Curtor da Londra, io non ci sono andato, sono un deficiente, poteva restare in un paese come questo, ma erano altri tempi, ero giovane, pensavo delle cose diverse, no? E io ho lavorato alla facciata del Duomo d'Orvieto, ai bassorilievi della facciata del Duomo d'Orvieto, che sono finiti per la metà inferiore e non finiti per la metà superiore, come si era accorto appunto John White, perché poi di persone che ragionano dentro questo settore ce ne sono, non sono molte, sono poche le persone che ragionano
che sono colte e che sono intelligenti, e quando ci sono, sono super colte, super intelligenti e super ragionanti. Non sono molte, ma ci sono, e quelle sono, vanno trattate con grande rispetto. Lui se ne era accorto, ha scritto un articolo molto importante, passato completamente inosservato, anzi deriso dagli storici dell'arte italiana. Mi ricordo che una volta uno mi fece un pippone lunghissimo dicendo: voi perdete tempo con uno come White che non capisce niente. In realtà aveva capito tutto, aveva detto delle cose importantissime sulla divisione del lavoro, sull'organizzazione del lavoro nel cantiere, eccetera, eccetera. Tutto questo partendo dal non finito dei bassorilievi, della parte non finita dei bassorilievi della facciata del buono. Allora io sono andato a cercare le parti non finite del ciclo francescano. La cosa che ho trovato, forse l'unica cosa che ho trovato, è questa scena: Francesco Nuovo Elia sul carro di fuoco, i frati stanno, è notte, i frati vedono questo miracolo nel cielo, discutono due fra di loro agitandosi e indicando, un terzo frate, qui sono tre testimoni, quindi un terzo frate corre dai fratelli che stanno dormendo. Questi fratelli che stanno dormendo sono al buio dentro a un edificio. Uno in particolare, vedete, è questo. Allora, questo quello che viene fuori, essendo al buio, essendo ti vedo e non ti vedo, no? Il risultato qual è stato? Il risultato è stato che questa parte risulta come non finita, si reggono molto bene i trapassi delle stesure del colore. Cioè su un colore di fondo verde, vedete, che è il verde di salvia di cui parla Cennino, per Cennino il verdaccio, perché viene normalmente si parla di verdaccio, ma in realtà per Cennino il verdaccio è un colore bruno-verde, diciamo, no, caldo. Comunque c'è sicuramente una prima stesura di verde di salvia, poi c'è un verde più scuro, poi c'è un rosso per fare gli scuri, poi sul rosso, vedete, ci sono un colore più chiaro, poi un colore ancora più chiaro. Qui si vede bene lo scuro, la tinta di mezzo e la tinta chiara. Quindi i colori non venivano impastati in tavolozza come abbiamo sempre pensato noi, che pensavamo appunto al pittore en plein air che andava a dipingere il paesaggio, o al genio che crea nelle notti senza luna. No, loro facevano le tinte, le facevano in quantità e usavano mettere queste tinte una sopra l'altra sempre nello stesso ordine. L'ordine e il modo, dice Cennino in quel meraviglioso e complicatissimo che io ho cercato di decrittare dentro ai miei studi, che è il 67 del quello dedicato al dipingere a fresco, no? E che si chiama l'ordine e il modo per dipingere a fresco, eccetera, eccetera. Ordine e modo. Questo perché loro dipingevano preparando le tinte a terza e mettendole una sopra l'altra sempre nello stesso ordine e con lo stesso modo. Di nuovo per avere un problema di uniformità nella riuscita finale dell'opera, del manufatto. Cioè loro non potevano fare una volta un San Francesco che era pallido, un'altra volta che era rossiccio, un'altra volta che era verdino, doveva essere sempre uguale, così come dovevano avere incarnati simili a quelli di Francesco anche i frati, perché altrimenti funzionava, e dovevano essere sempre uguali. Ecco, quello che è venuto fuori che questo modo di dipingere, questo che è il primo modo di esecuzione degli incarnati, che io ho chiamato così, è presente in modo organico dentro alle prime scene del ciclo francescano. Cioè, il primo modo viene adottato nelle prime scene del ciclo francescano. Poi viene adottato un secondo modo e poi viene adottato un terzo modo. Allora, questi tre modi sono probabilmente tre modi di esecuzione che vengono da tre capi maestri diversi, anzi capo maestri diversi. Vedete, questo è il primo modo su un fondo verde che viene lasciato in evidenza nelle parti in ombra, no? Si stende questo colore rossiccio che abbiamo visto, che è questo. Questo è finita meglio, naturalmente, perché è una figura di Francesco ed è in primo piano. Noi quella che abbiamo visto qua è una figura in secondo piano o in terzo piano addirittura,
no, dentro un edificio buio, cioè questo che si voleva raffigurare. Questo invece è in piena luce, è protagonista di una scena. Però vedete che c'è questa siglatura, no? Questo rosso, questo, insomma, è molto semplificato come tipo di esecuzione. E questo stesso tipo di esecuzione, no, noi lo troviamo in tutte le prime scene del ciclo francescano. Ne è prova questa, questo è uno dei sediari del Sogno di Innocenzo, questo è invece una delle figure che stanno nel Dono del Mantello, quindi in due scene diverse, voi vedete che sono assolutamente uguali, sono come sono state costruite. Addirittura, questa è la volta dei dottori della Chiesa, quella che è in parte crollata, no? Ma che è crollata in frammenti molto grossi, quindi è stato possibile ricostruirla con un senso, in qualche modo, no? Perché il problema della Vela di Cimabue è che non era possibile ricostruirla con un senso, i frammenti erano troppo piccoli, no? E non si sapeva da dove venivano, non si sapeva. E qui si vede abbastanza bene, credo con straordinaria chiarezza, come questo sembra lo stesso patrono, sembra lo stesso pittore, però questa è una testa, mi sembra, di non mi ricordo più quale santo dottore della Chiesa, no? Gregorio, mi sembra Gregorio Magno, qualcosa del genere. Questo è uno degli assistenti del Dono del Mantello, quindi qui noi siamo sulla volta, qui noi siamo sul ciclo francescano, e sono assolutamente identici come sono fatti. Quindi il primo modo di esecuzione è anche quello che ha uno dei pittori che iniziano, che finiscono la volta del ciclo francescano. Quindi, come voi vedete, come diceva Petrolini nel Nerone, no? L'ora è difficile, il momento è supremo e l'affare si ingrossa, e chi la fa l'aspetti. Ecco, qui, come vedete, l'affare si ingrossa, cioè si complica la questione, perché questo pittore è nella volta dei dottori della Chiesa, è anche nel ciclo francescano, e a un certo punto però non c'è più, perché questo pittore che dipinge così è chiaramente molto diverso dal pittore delle prime scene. Vedete, il verde scompare, è molto più finito, le pennellate sono molto piccole, qui vedete che le pennellate sono larghe, sono come scolpite, come una materia metallica, vedete, no? Qui le pennellate sono molto più fini, le vedete, sono molto, molto, le vedete qua, coprono il verde, non si è più in vista il verde di preparazione, no? E la differenza è una differenza inequivocabile, ed è una differenza, ed è un modo di dipingere. Qui addirittura tenete conto che funzionano meglio probabilmente anche le diapositive, cioè le immagini, fotografie, che sono tutte foto che ho fatto io, come un pazzo ho fotografato, io molto ho fotografato nei miei cantieri, però insomma questo è per cercare, perché volevo raccogliere dei documenti per questo atlante delle tecniche di esecuzione, o questa storia delle tecniche di esecuzione, che non ho potuto fare perché non avevi i mezzi, cioè avrei dovuto avere a disposizione un istituto di ricerca, dei fondi, cose di questo genere, ma essendo una cosa importante e intelligente che andava a tirar fuori delle cose nuove, ha sollevato enormi gelosie, ripicche, stupidaggini, il paese è questo. Ecco, qui vedete, naturalmente non è che sono fatte con lo stampino e sono tutte uguali, però vedete che di nuovo qui lascia fuori il verde, ad esempio questa è più suntuaria come immagine, ma le pennellate sono sempre fatte secondo lo stesso ordine e lo stesso modo, qui il modo è uguale. E qui andiamo nell'ultimo modo di esecuzione del ciclo francescano. Vi ho detto che sono tre i modi di esecuzione, quindi sono tre i capomaestri. E questo è un miracolo di naturalismo, questo è davvero un miracolo di naturalismo. Questo è Francesco, la testa di Francesco, nel Dono del Mantello, nel miracolo dell'uomo semplice, scusate. L'uomo semplice gli mette il manto sul terreno perché non si sporca i piedi, e lui, no? Antivedendo la santità di Francesco, antivedendo perché Francesco è ancora giovane cavaliere, insomma. Quindi
il semplice antivede la santità di Francesco, no? Francesco, no? Si intenerisce come, no? di questa profezia che fa l'uomo semplice nei fatti, cioè ricostruendo una scena che è pertinente solo Cristo, no? Quella di fare in modo che non si sporchi i piedi, no? E vedete che nel sorridere raggrinza la pelle del naso, raggrinza la pelle della guancia e addirittura si vedono i denti nel sorriso. 1300, quindi siamo di fronte a un miracolo di naturalismo, insomma. Per cui c'è un aumento del naturalismo mano a mano che si va avanti nel ciclo francescano. E sicuramente c'è anche un problema fra la parete destra e la parete sinistra. Il problema fra la parete destra e la parete sinistra è facilmente dimostrabile dal numero delle giornate. Perché le giornate, cioè una volta che uno ha visto la giornata, siamo nell'analisi descrittiva. Se non ci ragiona sopra e non cerca di capire cosa vogliono dire i numeri delle giornate, cosa vogliono dire i modi di esecuzione, cosa vuol dire farle queste cose. Come le hai trovate, e quando gli affreschi si facevano con intonaco fresco, lo dice la parola stessa, come diceva Tino Scotti del Confetto Fanqui. Tenete conto che nella parete destra, la parete più arcaica, no, ci sono 188 giornate, no? Comprendendo anche però le giornate dell'omaggio dell'uomo semplice, che è la prima scena del ciclo, ma è anche l'ultima, che sono un numero enorme. Quindi le giornate sono veramente poche, ma le sont tombées, come si dice, e diciamo cooptiamo o includiamo anche l'omaggio del semplice nella parete destra. Nella parete centrale, nella controfacciata, sono 35 nelle due scene, il miracolo della fonte e la predica degli uccelli, no? E nella parete sinistra sono 323 giornate. Cioè, nella parete sinistra ci sono il doppio delle giornate della parete destra, che non è poco, anzi direi che è molto. Ma addirittura, no, la differenza è una differenza che resta normale, resta anche, dico fissa, ma resta normale, fra le figure e le teste. Tenete conto che c'è una differenza fra le figure e le teste sono di più, le figure sono di meno, perché le figure in secondo piano, normalmente, delle figure in secondo piano veniva dipinta solo la testa, approfittando del fatto che erano coperte, erano impallate dalle figure che gli stavano davanti, ma anche per cercare di lavorare meno. Nella parete destra sono visibili 70 figure e 134 teste. Nella parete sinistra le figure sono 154, quindi più del doppio, perché 70 più 70 fa 140, e le teste sono 378. Allora, cosa vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che sicuramente è cambiato il disegno di progetto nella parete destra e nella parete sinistra. Poi naturalmente sta agli storici cercare di capire, non agli storici dell'arte, agli storici cercare di capire perché è cambiato il disegno di progetto. Che cosa è successo? Chi è stato che ha voluto che il nuovo pittore, è stato il nuovo, che sia stato il nuovo pittore a cambiare come chiamarla, la forma delle scene, se si può dire così, insomma, cioè il numero delle figure, il tipo di pittura, aver scelto un pittore più naturalistico, da dove arriva, come mai, eccetera, eccetera. Diventa difficile dirlo, diventa. Però tenete conto che questi sono dati oggettivi e che possono essere spiegati solo da uno storico dell'ordine francescano o da uno storico della Chiesa o dai due insieme. Non lo può spiegare uno storico dell'arte. Dopodiché uno storico dell'arte trarrà le conclusioni sul piano cronologico. Vedete, allora, questa è la Clarissa che esce dalla chiesa di Santa Chiara, si porta la salma di Francesco e bacia una delle stigmate.
Voi tenete conto che a noi ci sembra una cosa ovvia, oppure una cosa così abbastanza, diciamo, non è possibile, no? Cioè, il problema delle stigmate è stato uno dei, è durato un secolo, è durato. Cioè, Francesco, le stigmate erano 4 o erano 5? Cioè, la stigma del costato c'era o non c'era? Perché all'inizio, nella storia, nella prima vita di Francesco, scritta, non mi ricordo più da chi, un tempo le sapevo tutte queste cose, adesso, come dire, sono invecchiato, no? Ho perso memoria, no? E ce n'è una rarissimo fatto iconografico che io interpretai allora, quando restaurai il Battistero di Parma, lo interpretai come una protezione di Francesco, no? Apro un inciso, oggi è cambiato completamente quel mondo lì, non c'è più, io ho avuto la fortuna di vederlo con la coda dell'occhio perché stava scomparendo, ma quando io lavoravo nella Basilica d'Assisi negli anni 70, c'era l'ultimo frate dell'Assisano che era arrivato un tempo alla Basilica d'Assisi. I ragazzi, le persone di Assisi che si facevano frati e entravano nella basilica erano enormi, era un numero enorme. Poi a un certo punto, pian piano, perché ci andavano per poter sopravvivere, pian piano questi frati assisani sono andati rifacendo, e l'ultimo rimasto, che era fra Luigi Magnino, detto Gigetto, che non era un frate, non era un sacerdote, no? Nel che aveva gli occhi più azzurri del mondo, era piccolo, basso, con due piedi piatti, meravigliosi, passava, girava così, e che girava battendo le chiavi, gridando si chiude, per mandar via i pellegrini che rimanevano, cioè era un mondo straordinario. E Fra Luigi diceva sempre che Francesco ci aveva, a noi restauratori, ci aveva preparato in paradiso uno speciale, stare alla sua destra, uno stare dei sedili per poter stare alla sua destra. Ecco, ho pensato che fosse una specie di miracolo di Francesco quello che mi aveva mandato al Battistero di Parma, perché al Battistero di Parma c'è questa rarissima raffigurazione della una delle pochissime scampate, iconografie di Francesco scampate alla cancellazione che c'è stata delle prime vite, no? E in cui le stigmate vengono raccontate come un'apparizione nella notte, un sogno nella notte. Francesco sogna il tetramorfo, no? Guidato da un serafino che è su un carro di fuoco, si sveglia la mattina e ha le stigmate. Ecco, quindi sul problema delle stigmate c'era stato dibattito terrificante. La Clarissa esce, bacia una stigmate, dimostrando che le stigmate c'erano se ne era devoti, no? Questa è immagine di un naturalismo bellissimo, questa cosa qua. E questo invece è uno dei, immagine altrettanto bella, che noi vediamo e che potrebbe essere una qualsiasi Madonna di Giotto, di un grande pittore, anche di un pittore senese in qualche modo, con questa cosa qua, no? Dipinta anno domini intorno al 1300, diciamo, bellissimo questo viso malinconico, nessuno si aspetterebbe che in realtà è un soldato, un armigero, no? Che cerca di... La compattezza del chiaroscuro, quella che è la stessa che c'è qua, no? E che non è la stessa voi pensate a questi, voi pensate, il chiaroscuro non è il primo modo di esecuzione, è veramente completamente diverso, insomma, no? Guardate questi, guardate. Ed è diverso anche, è più compatto del secondo modo di esecuzione, lo vedete qua, no? Ecco, e qui io adesso ho... per farvi vedere, per dimostrarvi, no?
primo modo di esecuzione, secondo modo di esecuzione, terzo modo di esecuzione. Vedete che sono tra di loro molto diversi, insomma. Quindi è un filo d'Arianna che si può seguire per cercare di capire come è stato costruito questo. La diversità tra il primo e il terzo modo è spaziale, insomma, gigantesca la diversità. Ecco, tutto questo detto, no, chi è l'autore del ciclo francescano di Assisi, il primo, il secondo o il terzo maestro? Dopodiché, chi sono questi tre maestri? Si dice che sia Giotto. La storia dell'arte italiana, gli storici dell'arte italiana compattamente dicono che è Giotto, perché Vasari dice che nella seconda volta che va ad Assisi, nella seconda volta che parla della Basilica di Assisi, dopo essere stato ad Assisi, dice che ad Assisi sostengono che il ciclo francescano sia stato dipinto da Giotto. Però si stenta a credere che possa essere Giotto quello che voi avete visto, a meno che non sia stato il terzo maestro, a fronte di Giotto vero. Questo è Giotto vero, è l'allegoria della prudenza, e siamo però nella Basilica Inferiore. Vedete che questi trattini uno sugli altri non ci sono più. Il verde di salvia è molto, molto mascherato. Il viso della vecchia, la prudenza che si guarda, l'esperienza ti fa guardare alle spalle. Quando sei giovane invece guardi davanti e non sei inesperto e quindi sei soggetto a commettere grandi errori, no? Però anche qui, che pure è dipinto in un modo un po' più suntuario, è completamente diverso da chiunque di questi tre. Posso essere somigliante all'ultimo pittore, che in effetti è molto naturalistico, forse, però il modo di esecuzione è completamente diverso. E adesso, se posso permettermi di dire una stupidaggine, anzi una banalità, beh, insomma, fa impressione, cioè si capisce perché Giotto è Giotto. Attenzione, anche qui bisogna pensare al fatto che Giotto non è un pittore fiorentino stricto senso, lui è un pittore fiorentino, ma è un pittore di papi, di imperatori, di re, cioè, e soprattutto è uno che lavora a Roma. È Roma il punto di riferimento della civiltà artistica italiana del Medioevo. Voi tenete conto che a dire che non è Giotto il ciclo francescano di Assisi sono soprattutto gli storici dell'arte anglosassone, ma in Italia ci fu anche Federico Zeri. Federico Zeri è stato l'unico a dire, a non aver mai creduto che fosse Giotto l'autore del ciclo francescano, per una ragione molto semplice, perché messa così è Giotto o non è Giotto, sembra che uno tenga per il Milan e uno tenga per l'Inter, no? Non è una questione di derby calcistico, è una questione molto fondata sul piano culturale, cioè chi dipinge il ciclo francescano di Assisi inventa la nuova lingua della civiltà figurativa dell'Occidente. La civiltà figurativa dell'Occidente però è una civiltà figurativa in senso naturalistico, la cui radice è nell'antica Roma, se non nell'antica Grecia, ma l'antica Roma deriva dall'antica Grecia. Quindi per Zeri il pittore del ciclo francescano è un pittore romano, nella misura in cui chi inventa la nuova lingua della civiltà figurativa dell'Occidente è un pittore che non può che venire da Roma, non può che partire da Roma, non può che avere negli occhi la civiltà figurativa dell'antichità classica. E del resto lo stesso Cennino, quando dice rimutò l'arte del dipingere di Giotto, di greco in latino, ridusse al moderno, no? Dice questo, dice che rimutò l'arte del dipingere di greco da bizantino in latino, cioè in antico romano, in classicismo, e ridusse al moderno, cioè piegò al gotico. Questo è un pittore che ha più di un piede nell'antichità classica, però è un pittore gotico, questo è Giotto, è il ritratto di Giotto. La definizione di Cennino è una definizione meravigliosa per sinteticità, pregnanza
qualità, ed è una, attenzione, è una definizione che dà un pittore. Cennino Cennini era un pittore. Allora, il problema è, questo è Giotto, Giotto autografo, questa è la Cappella della Maddalena, Pietro di Barro, no? E questo è Enrico Scrovegni. Fra i due dipinti ci sono circa 7, 8, 10 anni, diciamo, no? E vedete che però sono uguali, cioè questo potrebbe essere Enrico Scrovegni e questo potrebbe essere Pietro di Barro, questo potrebbe essere, questo è Enrico Scrovegni e questo è Pietro di Barro. Sono idee, come sono fatti? Sono identici. Il modo di esecuzione è identico, l'effetto naturalistico è identico. Qui siamo nella Basilica Inferiore d'Assisi, qui a destra, no? La Crocifissione che c'è nella Basilica Inferiore di Assisi. Qui siamo negli Scrovegni e vedete che questo è sostanzialmente il disegno preparatorio di questo, sono uguali, uguali. Passano 7-8 anni, il modello che Giotto usa, perché questa è roba autografa di Giotto, no? Documentata oltretutto, no? Il modello è assolutamente lo stesso. E qui arriviamo ancora a Giotto non Giotto, a Basilica Superiore, a Basilica Inferiore. Allora, questo a sinistra è teoricamente il più Giotto dei Giotti, perché questo a sinistra è il Francesco della Predica agli Uccelli. Tutti noi abbiamo avuto il poster o la foto di Francesco che predica gli uccelli, no? Giotto, più Giotto di così non si può, e questo è San Francesco nella controfacciata degli Scrovegni. Qui siamo al 1302-3 e qui siamo alla fine del 200. Ma è possibile che un pittore in 2 anni dipinga così e poi dipinga così? Cioè, questo dipinto sulla destra potrebbe essere Ghirlandaio, potrebbe essere un pittore tranquillamente anche della seconda metà del 400. Quindi è difficile, anche per il conoscitore, per il cosiddetto conoscitore o lo storico dell'arte dei nomi, quello che mette le fotografie una di fianco all'altra, no? Pensare che possa essere Giotto. Questo di sinistra. Ancor più rispetto a questo meraviglioso dipinto su tavola che è il cardinale Stefaneschi, del politico Stefaneschi che sta al Museo Vaticani, non nella Pinacoteca dei Musei Vaticani. Di nuovo vedete che sono praticamente uguali, Una data, anche questa presto è una data dei primi del 300, no? Questo è documentato, sarà dopo il 1303, non lo so. Cecilia, che data ha il politico Stefanini? 1305. Beh, insomma, comunque siamo all'incirca della stessa data. Siamo. E attenzione, Cardinale Stefaneschi, Roma. No, niente, non si sa. Navicella, mosaico della Navicella nell'atrio della Basilica di San Pietro di Giotto, no? Quindi Giotto è un pittore che lavora a Roma, è di Firenze, ma lavora a Roma, insomma, e viene chiamato a Roma dal Papa, e quindi lui vede. Allora, io non dico, come dire, qui lo dico e qui lo nego perché diventa difficile. Questo è il sogno di innocenza. Dunque, questa è sono fotografie in bianco e nero che ho messo apposta così perché vengono dalla fototeca di Federico Zeri, di cui io sono, mi onoro di essere stato amico, anzi mi ha citato con onore nella sua autobiografia, che si intitola Confesso che ho sbagliato. Zeri era un personaggio meraviglioso, era un uomo di un'intelligenza e di una
capacità di combinazione dei dati, di una prontezza, di un'erudizione sterminata. Poi era un'erudizione storica, che era un'erudizione storico-artistica, ma non so, era uno che l'ho visto, l'ho sentito io con le mie orecchie, in grado di citare a memoria Greta Garbo in Oscar, in lingua inglese, tra l'altro. Veramente un personaggio meraviglioso. Infatti, quando è morto, mi ha detto una cosa molto bella, secondo me, Gianni Romano, perché Federico Zeri dice: con lui è morto l'ultimo dei grandi intellettuali di respiro internazionale che aveva l'Italia. Perché è vero, dice, io credo di essere un bravo storico dell'arte, eccetera, eccetera, ma insomma, conosco bene Piemonte, conosco abbastanza bene la Lombardia, conosco abbastanza bene l'arte ligure, ma insomma, io non sono in grado di raccordare queste robe come faceva Zeri con Rubliov, piuttosto che la miniatura boema, piuttosto che l'arte spagnola, piuttosto. E Zeri era così, era un uomo così, era un uomo meraviglioso, assolutamente meraviglioso. Ecco, questo è l'atrio della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, questo è Torriti, è Rusuti, scusate. È sicuramente una cosa di prima del 1296, perché la decorazione della Basilica di Santa Maria Maggiore si interruppe bruscamente nel 1296. La Basilica di Santa Maria Maggiore è la chiesa dei Colonna. I Colonna a un certo punto litigano con Bonifacio VIII, tenete conto che Bonifacio VIII era un papa, una persona seria, cioè noi abbiamo l'idea del papa che come Babbo Natale, ma in realtà questi papi venivano raffigurati con le corazze, andavano con gli eserciti, insomma, era un regno che aveva anche una forza militare, una durezza terribile, insomma. E Bonifacio VIII era in questo senso un campione di questa durezza, no? Bonifacio VIII destituisce, cioè, uno dei Colonna, non ricordo quale, nel 1296, Bonifacio VIII stava trasportando da Anagni a Roma, tesoro papale, o il contrario, non ricordo esattamente, no? E un Colonna ruba il tesoro papale. Bonifacio VIII fa una vendetta, attua una vendetta terribile. Innanzitutto inizia una guerra guerreggiata contro il Colonna. Poi fa interrompere la decorazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, no? E da lì l'interruzione anche della decorazione, per esempio nel transetto sinistro, c'erano i clipei a fresco attribuiti da Todeschi a Giotto, ma che sono sicuramente di Torriti, perché Torriti firma il mosaico nell'abside, è difficile che un altro diverso da Torriti potesse dipingere, poi soprattutto uno come Giotto, insomma, che fosse secondario, non credo. Però, insomma, sono giotteschi nella misura in cui si dice giottesca la decorazione, la parte iniziale della decorazione della Basilica di Assisi. Allora, se uno guarda il disegno, guarda la postura, guarda questa cosa di Rusuti 1296 con questa cosa del ciclo francescano, che se non è 1296 siamo lì, no? Beh, insomma, sono molto simili, sono molto simili. E infatti Federico Zeri pensava a Rusuti o a Torriti per l'inizio del ciclo francescano. E qui è la stessa cosa. Vi vedete che Papa Liberio, mi sembra che sia le storie di Papa Liberio, queste qui, no? Questo è il ciclo francescano, la parete destra sempre, e vedete la stretta analogia che c'è fra questa decorazione e questa. È Torriti, è un pittore romano. Io la cosa che posso dire, la cosa certa è, secondo me, che chi ha dipinto questo, scusate, chi ha dipinto questo, cioè questo San Francesco, non è chi ha dipinto questo altro San Francesco. Qui ho finito e se voi avete farmi delle domande, volentieri vi rispondo. Mi scuso se all'inizio sono stato un po'
un po' sopra le righe, ma può capitare. Grazie.